Questo è uno dei pochi pesci al mondo che non usa le pinne solo per nuotare, ma anche per camminare. Sì, proprio così, un pesce che cammina. Scoperto sul fondo sabbioso dell'estuario del fiume Derwent, nelle adiacenze della Tasmania, il Brachyonyctis hirsutus vive sui fondali dove cerca vermi e crostacei di cui si nutre. Appartiene alla famiglia dei Brachyonippidi, che oggi conta solo 14 specie, tutte ritrovate nelle acque dell'Australia sudorientale. Si stima però che circa 50 milioni di anni fa questi pesci popolavano tutti i mari della Terra. Alcuni fossili sono stati rinvenuti persino vicino a Verona. Nel Mediterraneo sono state censite oltre 600 specie marine tra animali e vegetali non appartenenti al nostro mare, e la velocità con cui sta crescendo questo processo è sicuramente preoccupante, dovuta all'uomo per atteggiamenti volontari e involontari, ma anche ai cambiamenti climatici. Si chiamano specie aliene del Mediterraneo. Ilaria Cesanelli è andata da voi a chiedervi se conoscete o no questo problema. Ascoltiamo. Nel Mediterraneo si stanno diffondendo sempre più specie invasive, ma se vi dico specie aliene nel Mar Mediterraneo, voi cosa direste? Ma io direi che probabilmente è una follia, una cosa che non esiste. Non so cosa sia, non mi spiace. Oh signore mio, non lo so. Specie aliene, so che qualcosa in estinzione. Non ne ho la più pallida idea. Non so, delle alghe? Delle alghe velenose. E andando al mare fai caso alle specie, non so, vegetali o animali che incontri, oppure ti concentri su altro? Mi concentro sul sole, sull'acqua, specie animali no. Ci informiamo sempre, sì, stare attenti, non so, alle meduse piuttosto che altri animali. No, più attenzione alla spiaggia e al mare, ma restano. Ha notato un cambiamento nella vegetazione o nei pesci, negli animali che... No, dove vado io no. Dico la verità, non ho fatto caso, nel senso, anche se vado più o meno trovo l'ambiente uguale. E le alghe erano molto colorate e adesso hanno assunto un colore grigiastro marrone abbastanza simile. Vedo il sopracciglio alzato del nostro ospite Emilio Mancuso dell'Istituto per gli Studi sul Mare. Grazie Emilio per essere con noi. Grazie a voi. Sicuramente un argomento su cui c'è da lavorare. Tanti di noi non sanno che il Mediterraneo è popolato da delle specie aliene. Si dice proprio così? Sì, la terminologia tecnica prevede la parola alloctone, che però è già uno scioglilingua di per sé. Specie aliene perché non sono originarie del nostro mare, ci sono arrivate dai luoghi più disparati del pianeta, dal vicino Mar Rosso, dal vicino Oceano Atlantico, ma abbiamo specie di Oceano Indiano, specie di Oceano Pacifico. Ormai abbiamo organismi che arrivano veramente da posti che per vie naturali probabilmente non ci sarebbero mai arrivati. Quindi diciamo che per andare a trovare dei pesci che reputiamo anche un po' strani rispetto a quella che è la nostra esperienza quotidiana, sì, all'interno dei nostri mari, non serve più prendere l'aereo o fare lunghissimi viaggi. No, ci sono alcuni punti purtroppo del Mar Mediterraneo, soprattutto del Mar Mediterraneo molto orientale, in cui sta diventando stanno diventando più numerosi gli organismi alieni rispetto a quelli che sono gli organismi delle comunità biologiche normali. Ecco, tu hai detto purtroppo, e fra poco analizzeremo il perché, qual è l'aspetto negativo, certo, di questo fenomeno. Un fenomeno che avviene sia per cause umane ma anche per i cambiamenti climatici. Ne abbiamo, sì, parlato tanto già oggi, perché è uscito il terzo rapporto dell'IPCC che parla dell'incremento delle temperature, questo a causa della presenza di gas serra, e questo fenomeno sta riguardando anche il nostro mare, perché la popolazione aliena arriva a causa anche della tropicalizzazione e della meridionalizzazione del nostro mare. Ci puoi spiegare che cos'è? Sì, sono due fenomeni che viaggiano parallelamente, ma che di fondo vedono nel riscaldamento un po' anomalo del nostro pianeta, velocità non prettamente naturali, e quindi del riscaldamento del bacino del Mediterraneo, insieme ad altre caratteristiche di stampo ambientale, vedono il Mediterraneo diventare più accogliente
nei confronti di questi organismi. Meridionalizzazione è quel processo per cui gli organismi tipici del Mediterraneo, ma delle zone più a sud del Mediterraneo, si vengono a incontrare, osservare e si sono stabiliti in alcuni casi nelle province più settentrionali. Quindi è uno spostamento. È uno spostamento di organismi che però sono naturalmente almeno mediterranei. Del Mediterraneo. Mentre di tropicalizzazione si parla quando organismi, soprattutto di acque calde tropicali, vengono a insediarsi in Mediterraneo, soprattutto all'inizio, nelle loro prime fasi di colonizzazione nelle zone a sud, ma in un Mediterraneo che via via va scaldandosi, queste hanno la possibilità di distribuirsi sempre in maggior quantità, sempre su aree più vaste. Mi sembra di capire che comunque questo riscaldamento dovuto anche al cambiamento climatico fa sì che all'arrivo di nuove specie questi si trovino bene in un habitat perché comunque adatto a loro. Guardiamo esatto. Un attimo l'andamento delle temperature dei nostri mari e non solo, dei mari europei. Chiedo alla regia di inserirmi il cartello numero 6, così guardiamo un po' gli andamenti che ci mostrano comunque in generale la maggior parte dei mari hanno una temperatura crescente nel tempo. Vediamo sull'asse delle X comunque la scala degli anni a partire dal 1875 fino ad arrivare al 2012 e tutte quelle linee colorate rappresentano ognuna di esse un mare differente. Andiamo a vedere il Mediterraneo, l'abbiamo evidenziato con il colore arancione e guardate comunque nella scala dei tempi come la temperatura tenda ad avere delle anomalie positive, quindi a essere superiore rispetto alla media che è stata calcolata climaticamente. Esatto. Quando arrivano queste specie tropicali dunque si trovano bene, ma come ci arrivano? Ci arrivano per i modi più disparati, dal vicino Atlantico e dal vicino Mar Rosso che ormai è in costante comunicazione col Mediterraneo, a volte ci arrivano anche più o meno spontaneamente, nella stragrande maggioranza dei casi ci arrivano o perché legate a forme di allevamento in mare o ci arrivano soprattutto ad esempio con le acque di zavorra delle imbarcazioni che attraversando interi oceani caricano tonnellate d'acqua in un posto e la vanno a scaricare a migliaia di chilometri di distanza. Insieme a quest'acqua possono entrare forme larvali, forme giovanili, individui, adulti, fatti e finiti, che se sopravvivono si vengono a trovare in un ambiente che sta diventando sempre più idoneo alla loro sopravvivenza. Allora, guardiamo insieme alcune di queste specie che possiamo incontrare adesso nel Mediterraneo e invece qualche anno fa no. Partiamo con il cartello numero 1, l'abbiamo scelto tra l'altro uno degli intervistati da Ilaria, proprio prima parlava di alghe assassine. Ecco, diciamo che sicuramente la parola alieno fa pensare anche a qualcosa di cattivo e tante volte si utilizzano questi termini anche per forse stressare in qualche modo, sottolineare di interesse. L'alga killer in realtà si chiama Caulerpa taxifolia. Sì, diciamo che non a caso l'unica assonanza a quel concetto è venuto fuori da un'alga, perché la Caulerpa qualche anno fa destò preoccupazione, allarmismo, iniziò a colonizzare zone, tra l'altro in zone molto particolari, perché zone in cui abbiamo un ambiente mediterraneissimo importantissimo come il Posidonieto. E questo fenomeno all'inizio destò grande preoccupazione. Quest'alga è ancora oggi presente, ma poi si è visto che in realtà si è più o meno stabilizzata, ha più o meno cessato il processo di colonizzazione. Qualche anno fa si pensava, cioè i più terrorizzati arrivavano a pensare a un Mediterraneo pressoché coperto da Caulerpa, fin tanto che la luce permette a quest'alga, che da brava alga ha bisogno la luce, di potersi insediare. Tra l'altro noi abbiamo inserito anche una curiosità, perché è la cellula singola più grande del mondo, quindi è un organismo non pluricellulare e insomma noi siamo rimasti un po' stupiti. Sicuramente questo forse facilita anche la grande espansione. Diciamo che le specie alloctone, le specie che riescono a insediarsi in ambienti che non sono i loro, hanno proprio nel loro essere tutte le potenzialità per essere un bravo pioniere. Che questa sia o meno una caratteristica che facilita, sì, possiamo parlarne, possiamo discutere. Nel complesso è un organismo che ben si presta ad avere il comportamento del colonizzatore, del pioniere.
Il prossimo che ti propongo è molto simpatico, anche il nome pesce flauto. Sì. In realtà è anche molto grande, perché abbiamo visto le dimensioni e può arrivare a 160 centimetri di lunghezza. Sì, queste sono dimensioni massime della letteratura. Molto spesso lo si trova un po' più piccolo. Diciamo, gli adulti li si può osservare a ridosso del metro, metro e venti. Beh, comunque un bel pesce. Un pesce di oneste dimensioni, con una silhouette, lo vedete anche dalle immagini, sì, anche molto 160 delicata. 160 centimetri. 4 kg di peso, si esatto, capisce obiettivamente che un non pescetto è un pesce particolarmente ciccione. Ha un'ottima silhouette, insomma. Senti, iniziamo a parlare dell'aspetto forse più serio di questo fenomeno, perché abbiamo parlato di pesci che arrivano, di tropicalizzazione, di riscaldamento delle acque, però mi preme capire qual è la conseguenza di questo fenomeno. Cioè, arrivano queste specie, si trovano bene, si adattano, qual è il problema? Di questo. Considerate che c'è un valore che è imprescindibile, che è la peculiarità del Mar Mediterraneo. È un Mar Mediterraneo che al suo interno vede l'introduzione sempre più importante di specie non mediterranee. È un Mediterraneo che si banalizza, è un Mediterraneo che diventa più simile ad altri mari. Ma si può parlare di globalizzazione dei mari? Potremmo sì, quasi considerarlo un fenomeno di globalizzazione. Globalizzazione è una parola che a volte ha delle eccezioni estremamente entusiasmanti, altre preoccupanti. E tu invece in questo ci vedi qualcosa di negativo? Sì, perché un Mar Mediterraneo che diventa più simile alle zone calde atlantiche piuttosto che alla zona nord del Mar Rosso è un Mar Mediterraneo che perde parte delle sue specificità, parte di quelle caratteristiche che rendono il Mar Mediterraneo un unicum tra i mari e gli oceani del pianeta. Ma non fa un po' parte anche della storia dei nostri ecosistemi il fatto che ci siano dei processi migratori? Sì, perché certo. Questa volta non va bene? Il Mediterraneo di per sé è un mare che per propria storia ha sempre accolto organismi che arrivavano a volte da acque più fredde, a volte da acque più calde, soprattutto dell'Atlantico. È un mare antico, è un mare con una grande storia di accoglienza. Il fenomeno che stiamo osservando adesso ha una rapidità e un'importanza che non è di stampo naturale, non è un percorso che prende l'equilibrio di madre natura e soprattutto stanno arrivando organismi che per via naturale non ci sarebbero mai arrivati. Una ricciola può da Gibilterra passare in Atlantico, dall'Atlantico al Mediterraneo, una popolazione di ricciole possono arrivare a insediarsi, ma che una ricciola dall'Australia arrivi nuotando fino in Mar Mediterraneo è difficile da pensarsi. Quindi quello ci sono organismi che non dovrebbero mai arrivare. Bisogna rispettare comunque il ritmo del nostro pianeta e non accelerare questi fenomeni, perché poi si rischia che gli ecosistemi non riescano ad adattarsi con sufficiente velocità. Esatto, e in alcuni casi quello che si è visto è che oltre al valore naturalistico, che ha un valore importante, si sono osservati anche dei danni di stampo economico. Alcuni organismi introducendosi in ecosistemi mediterranei hanno disequilibrato la presenza, l'abbondanza di specie che sono anche specie di valore ad esempio commerciale, quindi hanno un soldo, hanno un'unità di misura che è anche confrontabile con le nostre economie giornaliere. Bisogna fare qualcosa, Emilio, ci vogliono dei progetti. In realtà ci sono già dei progetti, solo che forse bisognerebbe conoscerli di più. Anche dalle testimonianze di Ilaria abbiamo visto che non tutti sono abituati ad avere uno spirito di osservazione particolarmente sviluppato e tanti non conoscono addirittura il problema e dunque non ci fanno caso. Certo, non conoscere un problema non porta di sicuro a una soluzione. Ci sono alcune attività di stampo istituzionale che sono in atto, che prevedono ad esempio il trattamento particolare delle acque di zavorra, piuttosto che l'individuazione di processi che purtroppo non possono eradicare la specie, ma possono provare a disincentivare la colonizzazione. Quello che possiamo fare è che i singoli cittadini possono mettere in atto è sicuramente osservare, imparare a osservare e riconoscere che qualcosa sta cambiando. Poi ci sono tutta una serie di progetti che coinvolgono anche la cittadinanza e che servono proprio al monitoraggio, quantomeno a sapere qual è lo stato. Per esempio questo progetto MedPan, che fa parte però dei bacini più del nord, correggimi se sbaglio. Diciamo che MedPan è un consorzio delle aree marine protette mediterranee e MedPan un paio di anni fa attivò un programma di ricerca che si chiamava MedPan Nord, che tra le varie mission aveva anche quella di monitorare qual era lo stato e
tuttora qual è lo stato. E tra l'altro la cosa bella è che comunque, cioè, si può aiutare questo progetto, certo, ad andare, certo, avanti, perché qualora voi vediate comunque una specie che secondo voi è una specie aliena, si può fare una foto, comunque si può segnalare dicendo quelle che sono le principali caratteristiche, dove l'avete vista e a che profondità. In questo modo si cerca di fare sempre più verifiche, essere sempre più aggiornati. Ha un duplice valore: l'informazione, la conoscenza, quindi la consapevolezza che un problema esiste, e la possibilità di intervenire in prima persona. Da due giorni sul sito di MedPan è scaricabile addirittura un'app, quindi direttamente da cellulare si può inviare in tempo reale la segnalazione. Emilio, pochi secondi, però c'è un altro progetto che tra l'altro si verificherà fra pochissimo, a giugno, il 14 e 15 giugno, il 21 e il 22 giugno, si chiama Alien Hunting e insomma siete voi... Sì, siamo direttamente sul campo, nell'area marina protetta delle Cinque Terre. Il progetto nasce l'anno scorso e quest'anno portiamo avanti la raccolta dati, un progetto di monitoraggio su alcune specie invasive che sono presenti anche all'interno dell'area marina protetta delle Cinque Terre. Possono partecipare tutti? Sì, sono due weekend dedicati alla conoscenza oltre che al coinvolgimento, quindi saliamo a bordo di questa bellissima goletta che ci ospita e nell'arco di due giorni parleremo del problema, comprenderemo cause ed effetti e contribuiremo attivamente, facendo una sanissima snorchelata di osservazione, al reperimento di dati che serviranno al monitoraggio. Il costo? 160 euro tutto compreso per il weekend. Tutte le informazioni si trovano all'interno del vostro sito, sì, internet www.verdeacqua.org. C'è la sezione di Istituto per gli Studi sul Mare. Ovviamente ci siamo anche noi su Facebook, siamo attivissimi, quindi insomma per tutte le informazioni basta chiedere. Grazie Emilio per essere stato con noi. Grazie a voi come sempre. Buon lavoro. A presto, grazie. E a proposito di informazioni, come sempre a vostra disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica medio@class.it. Adesso è giunto il momento di tornare a parlare delle notizie, lo facciamo come sempre con Fatti in Foto, notizie in un istante, guardiamo insieme. Approfondimento a queste notizie sul nostro sito internet classmedio.it, venite a visitarci. Adesso qualche secondo di pubblicità, dopo continuiamo insieme con la parte di Prometeo interamente dedicata a voi, dunque non cambiate canale, ci vediamo fra poco.